aggiornamento in corso d'opera. Le righe non si vedono però. Si dovrebbe illuminare una dopo l'altra. Ora il contatto con la linea meridiana. 12:50. Scrivilo. L'ho scritto. TM1. Siamo al passaggio meridiano, adesso 12:22:54. Facciamo PM. Teoricamente dovrei metterlo qua e rivederlo al contrario. Pronto al contatto uscente. Adesso 12:24. Attenzione che c'è questo. Adesso 1 video dell'orologio. Ci dobbiamo accontentare, adesso il prossimo, ora. Scatto del 26, preso.
abbiamo l'ultimo pezzettino sul giallo di Verona. E adesso c'è stato il contatto con la colonna, vedete? Contatto della colonna con tutto il fenomeno della diffrazione della luce che avete imparato a conoscere. Quando? Perché ti guardi Romagna del Sai? Adesso? Cos'è il necopara? Vedete che la colonna non è proprio parallela alla linea meridionale. Qui si vede il filo d'ombra dovuto alla diffrazione. Allora, qui l'ultima parte della meridiana, del passaggio meridiano di oggi, ci farà anche stimare, ora, grazie alla dimensione della matita, ora, l'ampiezza della turbolenza. Sì, qui si vede di meglio però. Ma non ti credo che si veda tanto di bene. Beh, oddio, si vede. Adesso vedi che la turbolenza è più grande della matita. Ora è più piccola però, è diventato più piccola. È piccola, ma di quanto va avanti e indietro è più grande della matita. E poi quella è la striscia di... E ora è sparito. Chi è che ha rubato la mia luce? 34. Non c'è più posto dove scrivere. Bene, scrivilo lo stesso. Ma questo è stato il passaggio meridiano del 27... gennaio 2020, a un'altezza di circa 60 gradi, distanza zenitale di 60 gradi, alla meridiana di Santa Maria degli Angeli.